Benvenuti a TG Pro, appuntamento settimanale con le notizie dalla provincia di Ancona. Patrizia Casagrande è la nuova presidente regionale dell'Unione delle Province Italiane. È quanto ha deciso l'Assemblea Generale dell'UPI Marche. La presidente della provincia di Ancona succede al pesarese Palmirucchielli. Prende responsabilità soprattutto dopo 10 anni di presidenza Ucchielli, che ringrazio per il gran lavoro svolto di traghettatore, interlocutore verso la regione, verso lo Stato centrale, che è un po' il compito dell'Unione delle Province quando ha un livello regionale. Noi abbiamo bisogno di farci sentire laddove possiamo non solo trovare le risposte relativamente alle nostre azioni di governo, ma anche dove possiamo incidere, dal punto di vista legislativo. Abbiamo bisogno di concretezza, di solidità e non solo di finanziamenti che pure ovviamente devono, poter essere certezza per ben governare. Penso ai temi del lavoro e dell'occupazione, della crisi economica, dove le province svolgono un ruolo da protagoniste, non solo nella formazione professionale per rendere più competitive le imprese, ma anche, diciamo, in politiche attive per il lavoro che insieme alla Regione, alle Camere di Commercio e ai comuni più importanti hanno messo fior di quattrini garantendo nei confronti delle banche loro piuttosto che le imprese o i singoli cittadini che non avevano i soldi per pagarsi la bolletta della luce o dell'acqua. Analizzare i conflitti per promuovere la pace. Questo è lo scopo del progetto Adotta un conflitto, inserito nell'ambito del piano dell'offerta formativa per le scuole superiori della provincia di Ancona. Il percorso formativo si concluderà con la partecipazione di una delegazione di studenti alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi, che si terrà il 16 maggio 2010. Gli studenti saranno protagonisti di questa edizione e apriranno il corteo. Ogni istituto scolastico potrà presentare un solo progetto e i lavori saranno pubblicati sul sito web www.percorsidipace.net. La provincia in questo caso finanzia al 100% un certo numero di progetti che le scuole potranno costruire e, come diceva la parola, per approfondire il tema di quei conflitti dimenticati che caratterizzano tante parti del nostro pianeta, conflitti dimenticati ma spesso tanto importanti per le sofferenze che arrecano, ma anche per le conseguenze economiche e di sistema. E quindi consentire ai giovani un approfondimento di temi importanti di solidarietà civile e internazionale. Fino a Treviso per studiare e capire la funzionalità dell'impianto che ricicla integralmente il rifiuto plastico. Questo è lo scopo della delegazione a cui hanno preso parte anche l'assessore all'ambiente Marcello Mariani e il presidente nazionale dell'Associazione Comuni Virtuosi Gianluca Fioretti. Medelago è un impianto non nuovissimo, ma che comunque adotta delle tecnologie che permettono di portare in discarica alla fine della filiera del recupero solo il 3% di prodotto iniziale. Quindi questo permette sia di diversificare le plastiche per tipologie e anche per colore, ma altresì di recuperare tutte quelle plastiche che altrimenti finirebbero in discariche di rifiuti speciali o all'incenerimento, trasformandole in un prodotto finale, utile sia in edilizia ma anche per la creazione di manufatti elementari. Parliamo delle panchine di plastica, come parliamo dei pellet in plastica e come parliamo anche di altri manufatti per l'edilizia. Questo è un sistema interessante e la provincia di Ancona sta transitando le proprie competenze alla futura autorità d'ambito in virtù della legge regionale recentemente approvata e noi vogliamo dare all'autorità d'ambito, oltre una dotazione economica attraverso i fondi FAS, anche una pianificazione di tipo tecnologico sull'impiantistica da realizzare. Oltre 400 italiani alla Settimana della Pace che si terrà dal 10 al 17 ottobre in Israele e in Palestina, promossa dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace. Tra le amministrazioni, le associazioni e i cittadini che vi prenderanno parte, anche la provincia di Ancona, rappresentata dall'assessore alle politiche per la pace Carlo Pesaresi. Nell'occasione, la tradizionale marcia pacifista Perugia-Assisi si svolgerà per le vie di Gerusalemme. È quanto ha deciso il comitato organizzatore che con questa scelta vuole riassumere l'impegno decennale a favore della pace e idealmente rispondere all'appello lanciato dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama per
per un'assunzione di responsabilità da parte di tutti nel dare soluzione al conflitto israelo-palestinese. Questa era l'ultima notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Buona navigazione!